Io questo cappuccino lo vedo a terra, te lo dico. Se cade, urlo. No, qua. Se cade, urlo e non pulisco. Te lo dico. Cresceranno dei funghi No, perché la buonissimi. tazza, le cose. Io non pulisco la tazza che si rompe col cappuccino dentro, te lo dico. Un secondo fa hai versato qualunque cosa in Era cucina. acqua. Era letteralmente acqua calda. Semmai l'ho pulito il forno a microonde. Finalmente. Finalmente che tu hai controllato, hai fatto il controllo igiene del mio forno a microonde, giustamente per dire, ancora, stai fermo. Ho le unghie lunghe, Non è vero. eh? Sì, io sono Tizio Incognito, grazie. Poi, dico, puoi anche lavare tu, ti dico in chat comunque. Allora, stavamo avendo, mentre appunto ho fatto tardi perché mi si è versata tutta l'acqua calda nel microonde e ho dovuto asciugare. Stavamo avendo una discussione importantissima, Clauxel. Cioè, guarda, c'è gente nuova, capito? Tu non hai idea dell'hype che hanno le persone per questa serie che io ho promesso tipo un lustro fa. Cioè, persino più antica di Dead Space 3. Questa batte Dead Space 3, ma tipo di parecchio, Sì. di parecchio. Qua, questa è storia del canale. Ma guarda, gente nuova che si iscrive. Sono pronti. Sono tutti pronti. Grazie, grazie. Ai ai ai. No, non c'era Cuphead. C'era Cuphead, poi abbiamo cambiato idea e qualcuno non ha aggiornato gli orari. Senza fare nomi. Tu cambi idea. No, Io sono fisso con la schedule sì, super 72 professionale. ore fa ho cambiato idea. Comunque, però va bene. Tipo, proprio per dire una cosa. Capite? Cioè, sono 50 giga di gioco, li ho scaricati così, no? Perché ho avuto un cambio di idea repentino. Non era Cuphead, assolutamente comunque ho programmato. intenzione di portarlo, Sì, però. no, ma Cuphead va fatto assolutamente. Assolutamente. Allora, stavamo dicendo, qua abbiamo un discorso importante da fare. Io sono per la versione originale del gioco. Questa è la possibilità. Allora, nella versione rimasterizzata hanno inserito l'opzione di giocare la storia in ordine cronologico, ok? Allora, da una parte il mio sadismo mi porterebbe a pensare di farvela vedere in ordine cronologico per farvi capire quanto è scritta male Ma questa è storia, l'obiettivo, faremo esattamente così. ok? No, perché in realtà, a livello, quando, intrecciandola, sembra una cosa super complessa. Il problema è che c'è gente che non la conosce la storia. Se tu gliela fai così, spoileri questo mondo e quell'altro. Stai zitto! Cosa vuoi tu? Non l'ho capito, hai finito di mangiare. Che c'è? Ma lo sentite? Che c'è? Hai mal di Cosa? pancia? Io boh. Io dico originale. No, no, allora, questa storia. Cioè, ci sono i nativi a caso coi mostri. Non ha. Cioè, Cervo perfo, sono grazie. quattro film di piccoli brividi scritti male da un incompetente incapace di costruire una Io storia che abbia la minima profondità. devo intervistare Cage al Twitch comunque, Ma lo sanno tutti che non sa però. Lo scrivere. sa anche lui. È per questo che non rilegge le sceneggiature, cioè. Mi fa malissimo. Allora, grazie. Che dolore allo stomaco. Ma è vero, ce lo sa benissimo. Ah, mi sta esplodendo. Che cosa c'è a sinistra? La cosa migliore che ha scritto è Heavy Rain, e ci sono delle cagate che sono. Heavy Rain funzionava benissimo. Poi a un certo punto ha detto: no, lo togliamo il soprannaturale. Ha tolto tutte le componenti soprannaturali. Lasciando Sta tutti in lasciando mezzo. tutti i buchi. Questa cosa non riuscirò mai a capacitarmene. Cioè, Heavy Rain aveva tutti i buchi di trame, teletrasporti, blackout del protagonista erano giustificati. Sì, ma Se non che allora. poi ha detto: no, no, sto gioco è soprannaturale, non lo mettiamo. E l'ha Allora. tolto. E non ha cambiato nient'altro. Ha Cioè. lasciato i ciocchi così. In grado che sia di costruire certi universi empatici, è una persona che nel futuro ha scritto una rivoluzione culturale fatta attraverso la televisione locale, cioè, o comunque È una nazionale. distopia senza E internet. invece internet c'è. È una distopia.
Non è una distopia, è una società moderna perfetta e evoluta. Non c'è niente di distopico in Detroit. C'è il razzismo, è una distopia. Non è il razzismo quello, anzi. No, io, vabbè, la premio qua perché qua finisce male. Allora, no, che Beyond è il punto più basso di tutti. No, cioè. No, Beyond è indubbiamente... Ugo, che vuoi? Io lo stiamo che... ignorando. Allora... allora, quindi facciamo un sondaggio? O sei va bene, no? O vai prepotente? Va, fai il sondaggio. Allora, ripeto. Nell'originale hai l'intreccio tutto favoloso che ti confonde e ti fa sembrare che la storia sia molto figa, no? Nel certo, rivisto, non ti dà informazioni, non nel ti rivisto è cronologico e ti accorgi che è quella che è, se non che... fa spoiler, nel senso che l'intreccio originale è funzionale a farti scoprire le cose gradualmente, mentre il rivisto penso che sarà tra così, per cui io faccio un sondaggio, questa cosa finirà malissimo. Allora io vedo che hai tanta voglia di giocare a questo gioco. Ah, carico come una molla, vero Ugo? No, non parlargli, sennò... no, se gli do attenzione smette di lamentarsi. E non possiamo dargli attenzione tutto il tempo. Però... ok. Facciamo partire il sondaggio e preghiamo. Vabbè. Ammazza, la vogliono originale. Vogliono illudersi? Mi sa. Vai. Aspetta, madonna! Sta pescia! È proprio non vedi l'ora, cazzo! Aspetta che finisce un minuto! Ma è un anime! È un minuto! Bisogna capire come procedono le onde. Devo fare una live just chatting dove metto la telecamera su Ugo. Solo su Ugo. Vedi che si sta... No. Non è vero. Ci sono 200 persone. E non abbiamo neanche iniziato. È finita. E niente, originale. Andiamo. Quindi voi volete l'illusione. Va bene. Andiamo. Vivremo l'illusione, allora. Mm-hmm. Coop. Vai, ci va ancora a destra. Mi fa ridere. Ok. No, mi fa ridere. Coop, punto. Coop. Perché è una cooperativa. Sì. Comunque. Sì. Sì, no, si può giocare coop, infatti. Siamo qui apposta. Allora, ok. Questo devi, penso, accendere il tuo, allora. Vado. Forse no, forse devi usare l'app. No, ma che app? Cioè, no, perché originale c'è la... No, devi usare... Ah, ok. Per giocare con il tuo dispositivo? No, ma non ci serve il nostro dispositivo... Usa dispositivo per non citare il cellulare, ma non la... va bene. Ovviamente, perché figuriamoci. Perché io non posso selezionare niente? Cioè? Faccio nulla. Prova a spostarti. Ah, ti è morto... No, non mi è morto niente, è accesissimo. No, nel senso che non te lo accetta più come controllo? Certo che me lo okay. accetta, ti sto dicendo che non mi fa cambiare la difficoltà. Tipo, se io metto occasionale, a te lo fa mettere esperto. Sicuro. Certo. Vai. No. Come no? C'è scritto esperto. E prova a mettere occasionale. Perché me non lo fa fare? Scusa. Lo fa fare anche a te. Prima non me lo faceva fare. Lo so. L'hai letteralmente visto che premevo le frecce e sì. non lo facevo. Ok. Non lo fa fare più. Perché... Smetti di fartelo fare quando io decido. Ho premuto. Tu non decidere un secondo. Allora, un attimo. Ok, non faccio niente. Sì, mettila. Non capisco perché quando lui decide io posso decidere più. Non ha senso, ovviamente. Eh no, devi resettare adesso, come prima. Oh, Gesù. Ecco, ora torna lì e funzionerà. Vabbè, ma è difficilissimo. È sintomatico del Vabbè, gioco. Questo non c'entra niente. No, ma è un modo di farti entrare nella fascia. È un hater incredibile. È più hater di me. Di comunque, Beyond. È più hater di me, comunque. Beyond è una merda. Ecco. La Beyond è insalvabile sotto ogni punto di vista, a parte forse la recitazione.
Vabbè, la recitazione sono degli dèi attori, Appunto, cioè è che cosa quello, gli è vuoi l'unica dire? cosa che si salva è la recitazione e all'epoca La l'impatto grafica grafico. e le musiche sono pure belle, non gli puoi dire niente. I ripassi, Le no. musiche Io sono continuo. Tutti i giochi, generic tutti i giochi. Ho capito. I choir, giochi Quantic emotional. Dream, l'unico, per me il punto debole dei giochi Quantic Dream è sempre stata la storia. Dal punto di vista tecnico, Ma anche i artistico, bivi qua non sono registico. incredibili. Cioè, in Sì, Detroit sono incredibili i fa bivi. parte Qui. anche della storia. Responsabilità di. Qui non puoi fare game over. Cioè, nel Vabbè, ci senso, sta. no, nel se no, in Evidence schioppi, vai avanti. In Evidence schioppa il personaggio, passi Sì, all'altro. sì, 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 sì. Ed è pure difficile Heavy Rain in certi passaggi. Giocatelo Heavy difficile Rain. Ma l'autostrada in contromano. Prova a non prendere botte nell'autostrada in se fosse stato contromano. solo Heavy Rain Detroit, staremmo comunque parlando di una Quantic diversa. Cioè, nessuno si sarebbe approcciato a Quantic Dream con Detroit dicendo, vabbè, tanto sarà scritto di merda. Perché avrebbe avuto un... strana quella cosa di Heavy Rain. Però vabbè, guarda, chissà che fanno adesso. Poi si... Ah, vabbè, comunque, È un hater, guarda, è un hater io terribile. non vedo l'ora di Va bene, vedere. andiamo in Io esperti spero da quindi. morire che su PlayStation 5 esca il mago. Non è The Witcher, come si Io chiama? l'intervi. The. Ok, vabbè, ci sta. I was born with a strange gift. The ability to see what no human being has ever seen before. It's all mixed up in my head. C'hai The gomane, perché? images, the sounds, the smell. Che ne sa? Io non ho controllo di quest'uomo, ve lo Continue to dico, remember. Che ne sai? Potrebbe non essere così. Decine Put things in order right up to this moment. di Remember miliardi who di I esseri umani. am. If I had to say how it all began, I might just as well start here. Quindi lo stiamo giocando in ordine intreccioso. Sì. I found you by the side of the road, in the middle of nowhere. Was there an accident? Did someone try to hurt you? How about a name? Someone I could contact? You must have family, friends, someone who could tell me who you are. You don't talk much, do you? Well, if you don't help me, I can't help you. Oh, I get nowhere. Is that a scar? Is that recent? Non toccare, cioè, che cavolo tocchi, oh? Got to stop them. They have no Questo è idea uscito what un they're po' up prima to. di Tell Stranger them to Things, wait until I ragazzi, get eh? there. Quindi, cioè, va bene la battuta, ok, però. Just get back to them Parla per immediately, you hear me? Dio! You've got to Il stop them! Dio! La cosa più bella del gioco. Goddamn fools! Anche il personaggio mi piace un sacco. Si doveva comprare la casa nuova, no? Quindi. Sì, ha detto boh. Famo il videogioco. They're coming. L'inizio è troppo figo Ah, comunque. la musica. Ma certo L'inizio è che. troppo figo. Ma anche il potenziale è molto figo. Hold on, well, what's going on? Girl you brought in earlier. Where is she? Ragazzo mio, se ti entra la SWAT, chi devi dire? Cioè, evidentemente la situazione è grave. Poi certo, un'intera squadra con una ragazzina ti fa qualche domanda. Io uscirei in silenzio, signor Sherman, ma tipo subito, però ok. Non può farlo, è il suo lavoro. E poi non credo che ti immagini chissà quale pericolo. Parte imperlarsi di sudore, giustamente lui dici mo boh. Il suo lavoro era aprire la porta.
obbedire alla SWAT. Dov'è, l'abbiamo lasciato. Jody, what have you done? È tutto carico. Dici, oh, mamma mia, resta. No, ma adesso c'è la prima parte di gameplay, è fighissima. Ma certo. La struttura nolaniana ha cercato di toccare il cielo ed è caduto nel fango, però. Basta, sei molesto, madonna. Poi sono io. È bello che nessuno dice niente a Sabaku. Quando io mi lamento di una cosa, rompi il cazzo. Sì, va bene, però goditi la guarda che bella stanzetta. Bellissima. C'è ancora tempo per lamentarsi. Questa è la parte bella del gioco. Goditi la parte bella del gioco. I hate to bother you. Si pensa alle parti con le animazioni. Questo penso debba farlo io. Sì. Poi ti faccio, e voi vuoi giocare tu, ci alterniamo. Così, così sei concentrato e non ti lamenti. Ma fammi concentrare su. Come on, girl, you'll have plenty of time to play later. Anzi, che non te l'ha lanciata addosso, io l'avrei lanciata addosso. Vabbè, ma si conoscono da anni comunque. Sì, capisci che lei non è una bambina normale, nel senso. Chiacchierone, eccetera. Vive comunque in una casa più grande della mia. Però. Ok, vabbè. Sì, vabbè, provava a disegnare Aiden, penso. Guarda che spoiler! Vede i fantasmi! Dove l'hai visto? Dove è stato detto che vede i fantasmi? Vede cose! Ah, ma lo stiamo giocando. Seguendo una volta blind, che lo fai originale. Ah, ok, allora entro nel mood blind, scusate, cioè io potevo anche dire un'altra cosa, essere più esplicito, non l'ho fatto, sono un signore. It's waiting for us. Il bello è che lui non voleva giocarlo, però adesso sta tirando fuori tutto il rancore che ha tenuto per anni. Come on, Jody. C'è un motivo, cioè devi evitare quello che ti rende tossico, nel senso le cose tossiche della tua vita. Però lui sta guardando mentre io vado in giro, no? Sì, sì. Odia il suo lavoro, la sua vita. Era un bel motion blur tipico dei giochi grafici di questo tipo per fare il film. Devo pure aprire la porta io, cioè. Poteva aprirmela lui comunque. Come on. I don't have any more. Hey, yeah. No. Ha persa la bimba. Che carini. Sì, no, qua il contesto è ben costruito, sì, perché sì, tutte sì, animazioni uniche, tutte persone che fanno cose uniche e interagiscono fra di loro. Lui è disperato. Sì, lui non ce la fa più. Hello, già. Precious. Don't you look pretty today? It's gonna rain this weekend. Here we are. E invece no. Invece no. Guarda, do fastidio al tipo. Fa finta di non vedermi. Paresamente a disagio. Come on, Jody. Sì, arrivo. Hurry, Jody. No. Secondo me potresti riapprezzarlo. Magari col senno del poi. Babysitting detail, huh, Cole? Dici, no. I'm waiting for you, honey. Lo apprezzai molto di più alla prima run che non dopo che ho ripensato alla prima run. Quindi il mio massimo livello di apprezzamento l'ho già vissuto quando uscì. I'm waiting for. Hey Jody. Vedo. How's your day been so far? Pretty good. Mm.
Ah, adesso sei tu. Sì, potremmo farla sbagliare, farle fare brutte figure. No, ma mi pare che puoi farla scrivere, puoi fare un casino Ok, qua. puoi fare un casino, I'm gonna sì. put this on now. Remember? It's just like a crown. Però non c'è davvero motivo di essere aggressivi. Cioè. Anche Oh, per Aiden, cioè yeah. lo sa. Sarà la centesima volta che lo fanno. Now you're Vabbè, a il little fantasma. princess. È la cosa, il potere. Lei. Don't La worry. psicocineta. Everything's gonna be fine. I'm right next to her if you need me, okay? C'era scritto Aiden nel menu della scelta del personaggio comunque. Nessuno spoiler. È chiaro, qualunque. C'era È scritto. vero, è Ecco. vero. Hey Jody, can you hear me? Okay, let's start. Kathleen is next door, and she has the same cards as you. Lei non And we're gonna vorrebbe get her essere to lì. No! And see if you can Sta tell us prendendo which sui one she suoi. chose. Però la puoi fare spaventare, mi pare. Sì. You can do that? All right, let's go for it. First card. Poi qua c'è interessante, vuoi vedere, uno potrebbe pensare due cose qui, no? O lei controlla un potere o il potere è collegato I su didn't lei. go into the other room and show me the card. Ecco, visto? L'ha chiamato. Va, di là. Lo so, lo so. Ok. Ecco, questo inizio è Subject's super heartbeat slows figo. to 45 beats per minute. Ah, There's an increase in theta brain waves to 4.5 Hz. Potremmo fare le zozzate. Le zozzate. Guarda che regia li sto facendo. Sì, però lì c'era una cosa. Credo che porti a un po' di caos, nel senso che in teoria è There's possessione. a magnetic signal in excess of 20 Non è il Tesla. caso. Libero, fai come vuoi. Mamma mia, che figa sta cosa. Peccato! Allora, pensa quanto tempo ci sta mettendo. Next card. Non gli dicono neanche se è giusta. Ah, giusto. Andato sopra? Niente. Vedi? Non possono andare nel cielo i fantasmi. No, ho sbagliato parete, ho dato una testata, una craniata. Di là. Eh sì, esatto, è davanti a noi. Non puoi. Ah, aspetti! Non puoi fare. No, forse non adesso. Mi ricordo che queste gliele Alla potevi fare fine, cadere. quasi. Cioè, in realtà, tecnicamente non puoi evitare che succeda un mezzo casino, però. Non l'ho vista. Quadrato. Ora ti mento. Ti posso sbagliare. Next card. Next card. Immelman. No, non posso. Non posso volare. Se, ci stai provando tantissimo a farmi sboccare comunque, sì. Si può. Sì, in realtà penso che è infatti. Very good, Jody. Let's try something else. There's some building blocks on the table in the other room. You think you can make them fall over? Ah. Lei non gliel'hanno detto alla signora che sarebbe successo. Tutorial. Ugo, basta. 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 Ancora. Che vuoi? Devi stare fermo. Sì. Poverino, terrorizzarla. Non più di tanto. Mi sa che poi puoi dare fastidio proprio a lei. Mi ricorda che puoi fare Il casino. fatto è questo, è che perché parlano solo a Jody e non alla signora? Cioè, poverina. Vabbè, penso che lo sarà. Ah, vedi. Le puoi togliere la sedia? Le puoi togliere la sedia? Vedi se chi le toglie la sedia? Cattivissima, mia mia.
Questa è sicura. Poi al tavolo. I'm sorry, but I'm done. Okay, Jody, honey, the experiment is over. It's locked. The door's locked! No, Kathleen, it's not locked. Get me out of here! Get me out of here now! Go get the door. Now you have to stop now, Jody. The test is over. You need to stop. Stop listening here! Stop listening! Ma certo! Hold down, Kathleen. We're on our way. Tu mi faccio spingere la sedia. Io fai verso il tizio, vedi se puoi dare fastidio pure a te, posso dire. Questi giochi violenti, meno male Detroit poi ha risolto. Questo in realtà è già uno spoiler di suo. Non ho capito. Questo è già uno spoiler di suo. Il fatto che si stia distruggendo qualcosa anche nella stanza di... Break it down. È carino perché puoi guardare il tuo... Esatto. La porta? Jody, it's over. It's over. It will never be over. Tieni, questi sono i suoi $60. Ci vediamo domani. 60, forse 30. Doveva alzare le carte quella. No, vabbè, ma sai, il minimum wage, diciamo. Ah, quasi tutti hanno lasciato stare Caitlyn. Povera. Ma poi basta che probabilmente premi triangolo. Sì, torni, sì, da Jody. Sì, certo, mica devi continuare. No, io mi ricordavo l'ambasciata, non mi ricordavo, cioè sì, vero, c'è la prima esperimento, anche l'ambasciata è fighissima. Cioè io qua mi ero fomentata a morire, no? Perché ho detto, poi è una cosa dark, cioè posso, poi non solo, posso fare le scelte morali. Entri nei locali, fai regia, cioè capito, è fighissimo. Sei libero di guardarti intorno, interagire. What do I do if something goes wrong? There won't be anything you can do. Rassicurante. That's what I suspected. Just checking. I feel like everyone's looking at us. That's not just a feeling. Everyone is looking at us. But the most important thing, act natural. If anyone speaks to you, just smile. So do you want me to act natural or do you want me to smile? I didn't know you had a sense of humor. Only when I'm scared to death. Ryan, I'm delighted you could attend. Always a pleasure, Sheikh Ahmed. I would like you to meet my assistant, Elizabeth. I was unaware that American diplomacy was undertaken with such disarming charm. The pleasure is mine, Elizabeth. Gentlemen, I give you back your host. We'll talk later, Ahmed. Okay. Until then, Ryan. Rompere scatto, cosa vuoi? Vuoi mangiare? Tutto questo è per mangiare, capito? Time, cioè, come se non avesse mai. Guarda come ti osserva. Morbido. I'm gonna shake some hands. Blend in, find some more quiet. You know you have to do. Si gratta per il nervosismo. Ambassador. Che non è il cibo. Ti sei perso la cosa più importante della storia. Cioè, che sono dei viscidoni. Ovvio.
sono dei viscidoni zozzoni. Allora, mi serve un posto tranquillo. Sì, lei deve andare in bagno adesso. È immerso nel cibo. Sì, allora. Tra l'altro, ricordiamoci che questo gioco uscì per PS3, eh. Cioè, ovviamente adesso è rimasterizzato, però non è che hanno rifatto i modelli. No, no, è stupefacente, ovviamente. Cioè, questa roba, comunque, Sony supportava in tutto. Un'esclusiva comunque, ma anche Detroit comunque c'è il Detroit è ancora oggi incredibile. C'è il Detroit sarà incredibile anche in avanzata PlayStation 5. Detroit vabbè, graficamente è anche uscito su PC per cui no, c'ha... Detroit è fuori di testa. Detroit è fuori di testa. Un budgettino importante. Detroit è incredibilmente bello. Io sono genuinamente curiosa di sapere se effettivamente le insegne penso dei bagni sì. siano così. No, non è impossibile che non si siano informati, altrimenti sarebbe successo un casino anche all'epoca. Cioè, non puoi prenderli per il culo perché hanno l'estetica vabbè, protetta già nei simboli con il viso. Sarà sicuramente una cosa culturale. I need to find a quiet place. Ma è bello che non ti diano altra scelta che guarda, Quiet Place, pensa a Otacon, dove vorresti andare? Sapete quanti soldi? Vabbè. Non parliamone. Everything okay? Oh, aiuto. Yeah. Beh, non sono proprio antisgamo comunque loro, eh. Aiden seems really nervous, but we'll be fine. Per quale motivo devi mettergli ansia quel povero cristiano? You can't suspect a thing. Che deve fare questo? Ti ha portato lì? Il fantasma è incazzato. E ho capito, già ho il culo stretto. Ci manca soltanto che... Il fantasma è incazzato. No, volevo vedere se c'era un'interazione, ma forse no. Se posso... In realtà poi... Non posso muoverlo io. No, lo so, tu mi puoi dare il controllo quando voglio. Infatti una delle cose più belle della cooperativa di Beyond è che puoi giocare continuamente insieme. Io lo giocai con mia sorella quando uscì. Lei ovviamente era Aiden. La cosa carina è che io ti do il controllo, ma io non me lo posso riprendere. Esatto, ma infatti questo è delizioso. Tuttavia, a parte il dolcetto, non posso fare niente. Dolcetto. Sì, era un dolcetto, era. A me non sembrano dolci. Dice un bacino, ma sarà comunque. Sicuramente non no, è. No, fammi vedere che cosa c'è dentro quella cosa adesso. Aspetta, eh. Vado no, sì. Ah. A me non sembrano dolci, scusami. Mi sembra tipo. Salute. Verdure, quella non è una carota intera. Molto elegante. Sì, sono verdure. Sì, ma credo che sia comunque costruito come dolce, no? Tipo macedonia o qualcosa del genere. È in un boxetto. Cioè a me sembrano verdure. Solo cibo sano. Le qua rifà ridere, ragazzi. Le qua rifà ridere. Allora, vabbè, andiamo in bagno. Come ogni signorina, giustamente, la prima cosa che fa è marcare il territorio in bagno, no? Non è vero, cosa qui fa? Abbiamo. Qui abbiamo. Ma che figa, ecco, questa cosa in casa la vorrei. Perché? Non lo so, è bella. È bella. È bella, questa la vorrei in casa. Metti il sub goal, 75.000 sub e in un paio d'anni. Hai visto, esatto. Amma anafagad ishtarai tu muktanayat yadjir jittan min nafsi al nocha hatta anna yusuf fatal an yashtarihi bi kamili fainda ma'arha buli tasawu. Se è così difficile aprire le porte. ...500 sub per Lugo Cam, ragazzi. Qui io potrei fare la battuta e dirle che dovrebbe ricordarsi di alzare la tavoloccia, perché altrimenti... In realtà è comodo, cioè trovatemi un bagno che ha è ovvio, è incredibile, cioè, ma il marmo intorno è uno spreco di materiali che a me mi fa impazzire. Comunque in realtà il motivo per cui lei è nervosa è che non sono andati qua alla festa, ovviamente c'è un motivo per cui sono qua e non è Aiden, are you ready? Chiaramente divertimento, no? There's a large painting in one of the rooms upstairs. Behind it is a safe.
non ci sarebbe motivo di parlare ad alta voce, però d'accordo. Ma ci sono guardie e camere, quindi devi essere careful, hai capito? Non è detto. Che ne sappiamo. Infatti questo è come... Non so se tu hai avuto mai la possibilità o la sfortuna... Mentre perché assistiamo a questa scena bellissima. Perché c'è sicuramente un enorme pubblico, milioni di persone che apprezzano e si interessano a queste cose. Grazie mille. Io, a livello caratteriale, quindi senza fare, diciamo, passion... No, non puoi farmi il 360 mentre parli. Shaming. Sbocco. Ok. Ecco. Non ho mai trovato interesse e raramente mi è capitato di guardare video su non case benestanti o costose o anche per, tra virgolette, ricche persone, ma quelle ottusamente ricche, cioè la villa da 17 milioni, 30 milioni, 50 milioni, 70 milioni, 110 milioni di dollari. Sono dei cessi, sono dei posti di merda, sono di una bruttezza. È come se decidessero: questa casa non deve essere bella, deve essere il più costosa possibile. Quindi mettiamo tutti i tavoli aguzzi di marmo senza niente sopra. E se mettiamo... Io ho visto una stanza di hotel che costava tipo 100.000 euro a notte e aveva nelle decorazioni medicine scadute. Cioè, è fatto solo per un'opulenza inutile? Cioè... Usa i soldi per fare una cosa bella, funzionale, comfort e avanzata. Non marmo angolare su cui sederti per vedere una piscina posta su un altro quadro di marmo. Cioè, a che cazzo serve? Vabbè, fate un cinema. È nervosissimo Sabaku mentre gioca questo gioco comunque. Quindi mercoledì sarà l'Isteri Baku. Perché sono stanco. Allora. Qui. Non te la fanno vedere. It hurts like hell when you're too far away. Ah, scusa. Io la trovo bellissima. Io potrei stare ora a guardare una cascata sulla parete. Beh, lì potevi dare fastidio al tipo, tra l'altro. Sì. What are you doing? E che devo fare? Devo salire. Come vedi, non serve parlare in senso. Sì, è vero. Sì, comunque. Non so, dico, lo so che lo sai, è là. Ritratto dello sceicco, l'ufficio con i vetri dello sceicco, penso che sia di là. Ma il fatto è questo è un quadro. Sì. Non è un ufficio. E tu puoi passare la parete, no? Ma puoi andarci all'altro lato, scusami. No, il ritratto dello sceicco è nell'ufficio. Ah, ok. Ma è ovvio che in questi posti hai diversi ritratti di sceicchi. Cioè, dello sceicco. An office with a portrait of the sheikh. This is the place. Crap. You gotta distract the guard first. È vero che sono davvero attenti. Queste sono tutte bestemmie, ragazzi. Fatto che ora, in teoria... Ok. Nobody will be able to monitor the main office. Via. We should be safe. No, sì. Wow. Chissà, sarà quello arancione. Mamma fatto, mia. No, sei tu. Io mi muovo in maniera realistica. Non c'è nessuno sceicco. Io penso che sia là, quello centrale, eh? Chissà quanto l'ha pagato, fa schifo sto ritratto. Pensavo che fosse dietro il quadro la cassaforte. Ah, ok. Sono due quadri uguali. No, non sono uguali. There's gotta be a switch somewhere. Non sono uguali. To move the painting. Ma sei un fantasma. Find it, Aiden. Sarà nella scrivania, sicuro. Sì. Io non mi ricordo niente. Che è la roba là? Collezionabile? È
io sì. Non mi ricordo niente, vi giuro, cioè di queste cose, per il mio cervello è andato in rimozione totale. Vabbè, a che serve? Una cosa segreta, sei nel primo cassetto. È un cassetto chiuso a chiave comunque. Now let's see if you can open the safe. Sate, quanti soldi potrebbe farsi? Col fantasma rapitore, ladro, okay. Qua. No, don't move. Questa cosa presente soltanto in questa sezione di gioco. Che è fighissima, ovviamente. È fighissima questa cosa. Perché è come se fosse posseduta lei, praticamente. È troppo figa sta cosa, che perde sangue, si girano gli occhi. Sta roba è troppo figa. Io dicevo, minchia, bellissimo. هل من احد هناك الرجاء الخروج من هناك على الفور ولكن ما ستفعل هنا انها مره هدى السيدات è bellissimo immaginarsi quello che si sta dicendo. Mi sono creato una storia incredibile. Posso farti darti il controllo, tra l'altro, adesso è troppo. Oh, realisticamente fare una cosa del genere, tutto dovrebbe essersi sgrullato, tipo adesso dovrebbe essere una sorta di, vabbè, infatti il trucco è, sa, la gente sa il trucco, cosa hai fatto, metti l'equilibrio alchemico completamente. Non che gliene freghi niente, però dico, doveva esserci un effetto, una conseguenza, diciamo. Ah, perfetto, adesso. Jody, alright? Don't touch me! Questo per non attirare l'attenzione. Right. Now we're leaving. Ma che deve fare? Hai completato una missione senza Sheiko. Se ti fai beccare, succede qualcosa, magari flirti un po', che ne so. Era mediocre maiale ricco alla fine, come è scritto quel personaggio. Oppure magari lo metti KO. Creeresti un bordello se metti KO uno Sheiko. Se uno sta male, sì, mica lo devo mettere KO io con una Mosei Kung Fu, lo spirito. Sì, però il fatto è che se vieni vista o rischi di essere vista attraverso da qualcosa che succede nel monitor, comunque devi essere sfortunato e non vedere l'interazione con il soldato per far sì che accada. Sì, no, mi fai, puoi fare suicidare la guardia e far fallire tutto. No, vabbè, perché più che questa missione non ha alcuna, cioè, non ha alcuna peso sul resto, ok? È una cosa extra. Io, ripeto, fino minchia, a qua ero fomenta... Una cosa extra è Beyond. Cioè, Beyond è una... Ripartito. Vai dai. In mezzo ai nativi con i lupi mannari, praticamente, ti rendi conto? Cioè, mi pare c'è il tornado, fa un bordello spirito incazzato. Cioè, quella roba lì... è filler da morire, sì, non serve un cazzo quella cosa! Cioè, io, cioè... C'è quel pezzo che non serve a niente, e dico, ok, quindi, niente! L'unica cosa che, a cui, essere, in cui la gente è stata contenta di quella sezione è che hanno fatto data mining per il modello nudo di Jody. L'unica cosa che è uscita fuori da quel contenuto.
me lo ricordo ancora. La gente dice: ah, avete visto? È servito a qualcosa. Niente, è raccapricciante. Cioè, io tre volte ho giocato Beyond con questa. La seconda volta che ho visto quella parte ho detto: beh, adesso ne scoprirò un significato, scopo, niente. Non, cioè, neanche sul personaggio, sulla sua interazione, niente, è una roba, ma non è l'unica ovviamente, è due terzi della storia. No, io fino a qui ero fomentatissima perché comunque mi ero fatta un flash appunto di quanto dark poteva essere, io potevo fare questa sorta di roleplay oscuro, perché chiaramente si può giocare anche da soli dove controlli Aiden tranquillamente. Sì. Tipo potevo fare veramente ammazzare la gente, ah, certo, spaccare tutto, renderla vera, ma io perché io pensavo questa con un potere maledetto, sì, capito, questa che non può controllare militarmente, sì, insomma, che capito, questa che lo usa e tipo sangue, magari avresti si trovato gli avuto occhi, interazioni con altri che erano in quell'istituto, ha dei danni cerebrali mentre lo fa, quello era un istituto che avrà avuto altre 20 persone così, sono l'unica che ha fatto cosa, cioè, avrai praticamente gli X-Men là dentro. Però... No, vabbè, più che altro su una cosa delle dice vede cose, poi se ne riparla di che cosa vede lei, che sì, a me è dato pure fastidio la scelta estetica di come vedere. Mamma mia, io me l'immagino intorno alla scrivania, vede. Come facciamo il design di questa cosa? È come tutti. Come gli horror, cioè tra l'altro completamente, vi dico, cioè, senza fare spoiler, ma c'è un certo punto tu vedi cosa vede lei e rispetto al mood della scena è completamente sbagliato, perché sì, è un'estetica tipo horror, vedi tipo i mostri tra virgolette, non sono mostri, però vedi roba tumefatta, sbudellata, cose orribili, quando in realtà è solo triste, cioè vabbè, comunque andiamo avanti un secondo. La festa, ah, questo è quando è piccola, sì, ok, sì sì sì. Vedete, tutto capito. Esatto. Riusciamo a non far succedere un casino almeno una volta? O è obbligatorio? Non mi ricordo. Listen, I'm not sure. Maybe I shouldn't go. Jody, you've been begging me for weeks. You're not gonna back out now. I don't know anybody there. They might all hate me and stress is awful. No. Let's just go. Just take a deep breath. There's no reason to panic. It's just a birthday party. I'm sure everybody will like you. You'll have fun, maybe meet some new friends. Te la fanno pure uscire comunque, eh? Sì. Oh, don't forget your present. It's a book of poetry by Poe. Vabbè, ok. Cioè. E lui è un po' boomer. Vuoi che venga presa per il culo? Vuoi che venga presa per il culo? Cioè, fai il regalo di puoi compleanno. Puoi scegliere tra Edgar Allan Poe e questo maglione. Cosa vuoi? Questo ah, maglione no, aspetta, di ho anche un cappello cucito. Delle calze, le calze, le calzine. Cioè, capito? Capito, dai, su. Cioè, son ragazzini, madonna. 50 years old and very rare, I'm sure she'll like it. Don't worry. It'll be all right. Posso andare via? I'll pick you up at 5. Have fun. Ma a parte, cioè, è un libro antico, preziosissimo, capito? Vabbè. Vedi, qua esplora, sonda il terreno. Vai, fai suicidare qualcuno. Perché? Sì, è ben cioè, del per giorno, cioè. Sto vomitando. Perché fai questa cosa? Perché fai il 360? Sei un assassino. Ok, non può passare. Mi sa che non puoi fare niente qua. No. Con la collanina bellissima. Hey Jody, come in. Hi. Hey Kirsten, you come in, I gotta go. Come in Jody, don't be shy. Hey Jody, right? Come on, we're in the living room. Si vede tipo da porno. Was there a present for me? Of
cool. Thanks. Che chiaramente un tipo da, off, da una tipa da fuoco. Friends and don't do anything stupid, all right? Sure, mom, whatever you say. Finally, she gets the hint. Dobbiamo trovare in tutti i modi. Io non ho mai visto questa scena senza che esplodano tutti. Voglio riuscire a farla normale. Ben Spoon just speak to dead people? Stuff like that? No. Yeah, party time! I'll get the beer. Guys, do the shutters. Girls, do the candles. And Jody, you can take care of the music. Let's get crazy! Musica! Guarda, vuole essere felice! Ecco, contenta! È stato esatto. Tutto bene! Che paura che Madonna, mi ha fatto questa cosa! Ma che cazzo! Mi è venuta l'ansia! Metti una musica decente, non di, di Edgar Allan Poe. La musica, sì, la... Ah, non posso neanche chiamarti qua, non okay. posso... Vediamo se c'è qualche CD tipo i Linkin Park. No, penso che posso solo selezionarla se metti, dalla radio. Pensa se metti Nickelback e ti cacciano fuori. Ora inizia a girare intorno al tavolo. Questo per non attirare l'attenzione. Che poi comunque secondo me... Where's the music? Hai rovinato okay. tutto. L'ha messa lei al posto tuo. Hai rovinato tutto, vabbè. Sei già chiaramente il cringe. Sì, vabbè, però ho capito. Leggi il linguaggio del corpo. Oh, comunque non è potuto sbagliare. Ha messo una musica buona, puoi dire che sei stata te. L'ho messa io quella. Mamma mia, hanno la birra, ragazzi. Sì, sì, sì. Yeah, cool, sure. Ecco, l'ha presa al volo e non l'ha presa Aiden al volo. E c'è una cosa, io l'ho fatta fluttuare, però... È così, però è contenta! Hey, don't choke on it. I bet it's your first time. No, I've had some before. Of course you have. Boh, secondo me... Secondo me... Se hai una che veramente fa le robe strane... dovrebbe credi, essere dai. Fichissima, dai. Ma non le credi nel modo più assoluto. No, no, o non le credi, o comunque, cioè, tipo una strana, ma non è sfigata. Perché sì, dovrebbe ma, essere sfigata? Ma le hai visti? Sono i 14enni sì, idioti del liceo, quelli che di solito. Ecco. Bevi, bevi. No, datti, ferma, cioè. Bevi, se ti vedono, se non ti guardano, no. Perché altrimenti ti ubriachi, arriva Aiden, scoppia la casa. E ti risvegli in un mare di sangue, diventa The Boys. Non ho portato io posa sta cosa. Non so. Ma la rimessa lì dentro. Grande festa qui, ragazzi, eh. Let's get crazy proprio, eh. Mamma mia. Puoi spaccare qualcosa? No! Oggi, qui... Cosa posso fare allora? Ecco, cosa posso aggiungere dopo? Anch'io sono bravo. Cioè io penso al potenziale. Eh sì. Se questo se, il fatto è che è incorporeo in a discrezione, perché se sì. Sì, in base a come scegli il gameplay, perché altrimenti metto pausa che ho paura che passa il tempo. Cioè voi pensate a sto coso che ti entra dentro e ti fa esplodere. Vabbè, tipo cioè sì, il potenziale che potenziale può, il potenziale può che fare, può avere ovviamente. Questa roba, sì, teoricamente sì. Certo che può. Sì, solo che può. No. Vabbè. Solo che sì, però no. Perché a volte sbatte contro le pareti. Sì. A volte c'è una porta blindata e non può passare. Manco a dire un materiale speciale. Cioè, magari dici c'è un materiale isolante, non può passare. Ci sta, magari ha delle vibrazioni. Ma certo, il materiale ovvio. Tale che non ti permette di passare. Però. Watson? Sì. Ah, no, è una canna. Pensavo fosse la Coca-Cola. Sì, io. Pensavo... Vuoi un po' di coca? Ok, niente. Ormai è too late, devo ma accettare sì, la canna. Sì, sì, sì. Non ci riesco! Non so come fare! Ho premuto tutto. Intanto è il verso giusto. Oh, first time, huh? Beh, sì. You got me that way too. Sì, ma mi ha dato una canna sana, ma sono... Ma non funziona così. Non ti dai, solito fai un tiro, penso. Non sarà credo felice... Che... Da fuoco. Non posso smettere? It's
cool with him. I think I've had enough. Ah, un sorso di birra, due sorsi di birra, due tiri di canna ed è completamente okay, andato. Jody? You're acting kind of weird. You're pale face. You sure you feel all right? Puoi rispondere. You're not looking too hot, Jody. Ecco. Ooh, you look kind of scary like that. Ma guarda, secondo me non può andare bene qua, eh. You okay, Jody? Non mi posso muovere, aspetta. Non posso manco darti il controllo. Ah no? Ah, okay. Mi fate passare, avete rotto i coglioni! Via dalle scatole! Non posso tornare indietro. I know what you're thinking. I'm wondering why we're here. I'm thinking the same thing. Sembra cattivissimo. No, fermi. Go. Puoi tornare dentro? Che tipo di interazione c'è? Non penso nulla di positivo, sinceramente. Niente. Non è possessione, però non credo che sia. Non credo neanche sia roba grave. Cioè. Solletico. Esatto. Oh, mamma mia. Guarda, esplode. Ora esplode. Ma io ci speravo, no, veramente. Solletico. Pure l'è leccata, dipende. Niente. Prova a uscire per andare una boccata d'aria. Sono molto preoccupati per me. Vabbè, figurati. No, non posso. Allora posso prova rientrare e essere bullizzata, sì. Ma per ora. Per ora niente, in realtà, fortunatamente, no. Sembra puntare a bullismo, a comportamento nocivo, come magari. Non fa vedere il regalo. Hai partecipato. Te sei sentita un po' male, e che deve, cioè. Ok. No, mi sa che c'è cosa che romperà i ragazzetti, romperanno le palle comunque. Ah, sembrano abbastanza a posto. Mm-hmm. Let's get crazy comunque, sta dondolando da sola. Mia. Sono sparite anche le amiche, cioè. Mamma mia, sì, si sono stancate, se dopo due birre... annacquate, siediti, calde. Siediti sulla sedia. Sì, sì, no, è l'unica interazione che ho, mi sa. Si stanno divertendo tantissimo. Sì, sì. Quello è appoggiato al bancone, l'altro sì. Lecca le canne. L'altro lecca le canne e non le fuma. Non le fuma, che tanto, che deve fare? Senatore nerd, grazie. Ah, auguri a Pasqua che si è laureato allora. Dai, dai, auguri, auguri. Oh no. Balla. Secondo me, sì. Va, prova. Ora è esperto, ci sono 50 tasti da fare. È più brava di loro. Esatto. No. Ma è bravissima. Infatti, boh. Vabbè, la prendono per il culo. C'erano delle altre che dondolavano confusoneramente. Come farla perfetta. Ma lo sai come finirà. Non è detto. Sì, sì. Sono sicuro che c'è il modo no, di. No, no. Allora prova a sederti e vediamo se. Ecco. Non sei caduta indietro. Siediti. Non balla più nessuno, ma mamma mia che tristezza, cazzo! Ok, ora allora, ci sono riprese. Mi hanno schiacciato contro il muro. Ok. No, è che siamo... eccola. No, siamo abituati con Detroit. Non era così. No, no, no. Certe cose devono succedere. Vedi, hi, vedi. I'm Matt. Jody, right? Sì, a parte che tipo ha 10 anni in più. Però. Don't take classes on bass?
I'm in a different program with my own teacher. It's my own teacher. Kind of boring. I never get to see people my age. I suppose I've gotten used to it. So you work with Kirsten's mother? Yeah. We work in the same lab. She thought it would be a good idea for me to come and spend time with people my age, so here I am. I used to live in London before I moved here 2 years ago. And you? Where did you live before? Menti. New York. Deve controllare, cioè io boh. Man, I love New York. It's awesome. I went there once and it blew me away. Do you have any hobbies? Anything you do for, like, fun? I surf any chance I get and I play in a band with a bunch of friends. Io faccio suicidare la gente. What are you into? It's gonna sound really boring. I like to read. I like sports. I mean, I can't leave the base, so it sort of limits things. Can I ask you something? Why are you in unit 4? I'd rather not talk about it. Sorry, damn, I'm so stupid. I hope I haven't, like, upset you or anything. No, that's okay. Oh, è santo, vedi? È santo. Slow down. Are you up for it? I don't really know how. That's all right. I don't really know how to either, so... Santo! È santo, ragazzi, è santo. È santo, completamente santo. No, su, ora ti afferra subito, capito? Vabbè, il tipo di ballo. Mi ero scordata che c'era una cosa con un sensore di movimento pure qua. Giustamente era esclusiva. Mm-hmm. Però l'hanno messo pure sul PC, no? No. Ma... Sure l'avranno cambiato in mano, certo. You're really pretty, you know. Vivo in un laboratorio, ragazzi. Do you say that to all the girls you meet? Sì. You know, like other girls, I mean, there's something special about you. E certo, è riservata, meno roboante. Thanks. You don't really know me. Distaccata. Ho capito. Beh. Sei diversa dalle altre. Però. No! Vai di. Ma santo! Tu sai che lui, questa è l'unica maniera forse per risolvere la cosa, perché altrimenti hai del sclera, sì. Che geloso. Tanto why doesn't Jody give us a demonstration? Non si può salvare la situazione. Ok. It's just a little bull. Yeah, come on, Jody. Show us what you can do. Okay, Jody, you up for demonstration? Niente. No. I don't have powers. I told you so, guys. It's all bullshit. Right, okay guys, it's time to eat that delicious cake and no, non aprire i regali. Birthday gifts. Mamma mia, che festona. Actually, the cake can wait. I'm opening my gifts first. Tutti emozionatissimi. Love, Jen, XXX. Oh, that's nice, babe. I bet it's knee socks. A thong, just exactly what I needed. Now you can stop stealing your mom's. Una scatola gigante comunque per un perizoma. My future lover wants to thank you for making his life more interesting. Oh no. What is that? Eccola. An old book. It smells funky. It's a really rare collection, poems by Edgar Allan Poe. Edgar Allan who? What, did you steal this from your grandpa's library? No, and it's really rare. Yeah. Just like your dress.
No, but seriously, is this a joke? I can't believe you came all the way to my birthday party just to give me this merda. Crap. And she thinks she's so clever. Or she's just a little lab rat. A freaky little lab rat. Yeah. She's been following me around like a puppy all evening. Te l'ho detto, begging for it. Sei convinto, non te lo ricordi, and sono tutti stronzi. Too. I never wanted to invite her. My mom made me. Yeah, she's a slut. A slut and a witch. Ma we should like questa è un po' una cageata comunque. Sì, hanno, diciamo, una cosa, cioè, è come se fossero successe le cose. Sì, è degenerata, eh. Sì, vabbè, certo, adesso le bruciano alla pelle con la con... Ma che cazzo? Vedi, queste sono quelle cose che... Ed è solo l'inizio. È solo l'inizio. Non è successo niente, ha solo regalato un libro. Sì, cioè, al massimo... Ha regalato un libro. Dici la conoscenza. Ed era riservata. Cioè, Madonna, sa. Che fastidio. Cioè, dovevano cringiare, ridevano, va bene, ok, vabbè, quella strana. Bruciarla, capito? Wow. Aiden, non fare niente, staccano. Fammi vedere se questa cosa può non esplodere. Mamma mia, ragazzi, sta cosa è... Get me out of here, please. No, 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 vabbè. Sì. Con calma, però, con delicatezza, eh. Per una volta che la scatola non esplode, io sono abituato a vedere le macerie. Ovviamente sarebbe da bruciarli tutti lì, però... E riprendersi il libro. E riprendersi il libro. Una volta tanto che possiamo vedere che... Oppure dare direttamente fuoco alla casa. Io lo farei immediatamente. Da te. La madre. Vabbè, no, ecco, anche colpa è la madre se la figlia è uscita. Direi. Non so perché ha guardato quella saracinesca con interesse. Non ti sei ubriacata. Hai fumato. Hai respinto Matt. Quindi mi sono fermata in tempo, ok. Non hai mostrato i tuoi poteri. Cosa vuol dire percorso non giocato? Hai il colore. Mamma mia, che cosa antintuitiva. Capisci cosa vuol dire percorso non giocato? Che è l'alternativa. Sì. No. Sì. Cioè che il colore del grafico grigio è l'altro percorso non giocato. Dice non te, esatto, la sta dicendo l'alternativa. Esatto. Cioè, percorso sono... non scoperto, ammazzare tutti. Fondamentalmente. E questo la prossima volta. Sei pessimo. Non è vero, sono perfetto. Cioè, tu non vuoi. La prossima volta è fra una settimana e tu vuoi aspettare un momento così topico. Topico? Il momento, ragazzi, topico sarà quando saremo nel sottomarino. Madonna, che parte di merda. Madonna. Quello è il momento topico. No, qua è bello. Quel gioco è bello. Cioè, qui il gioco è bello. Qui il gioco è ancora bello, certo. È un prologo che ti offre la possibilità di immaginare. Cioè, hai un sacco di scene, ripeto, puoi fare un sacco di bordello. E niente. Quindi devo staccare. Solo lì. Io gli avrei gli davo carta bianca, poteva distruggere tutto, ma ha deciso di dissociarsi. Ah, una differenza rispetto alle mie precedenti esperienze mi ha permesso di scoprire che c'è una dissolvenza nera guardando il vuoto. No, la saracinesca bianca. Comunque, mamma mia, io ho sempre visto giocare lei. Partita è partita. Non ho mai giocato lei. E quindi c'era un minimo di contesto in cui si arrivava a ste teste di minchia. Qui zero. Tipo... No, ma infatti, ma io me lo ricordavo che lui diceva quella cosa, io me lo ricordavo che lui si voltava male. Il problema è che... Sì, ma non è possibile. Vabbè, non è possibile. Allora, giusto, guarda, forse scusa, lui... È... sono stato un po' invasivo. Pff, con la sigaretta. Bullshit, cioè non è nemmeno. Ma perché è lo stereotipo, che i teenager sono cattivi, quando invece, anzi, a me sembravano dei mezzi sfigati. Ti ricordo Cage su Twitter, eh? Che è sta roba?
L'intronat, l'intranea, che hai fatto purtroppo una, hai fatto una sceneggiatura, vero, hai fatto una sceneggiatura sui droidi nel futuro. E beh, sono persone. Cioè, capisci? Cioè, è questa. No, è vabbè, la cosa grave, la cosa più grave di Detroit Become Human è fare una totale sovrapposizione fra androidi che casualmente prendono coscienza, ma teoricamente erano elettrodomestici con le mani, sì, ok? Esatto. Erano costruiti, cioè non erano schiavi, erano elettrodomestici con le mani, che a un certo punto prendono coscienza, non si sa come, ma non sono creati per avere una coscienza, esatto, e schiavizzati e discriminati, quindi sovrapporre questa cosa alla condizione di discriminazione e razzismo della popolazione nera. Esatto. Che io direi che è leggermente diversa come situazione. Ma è proprio di cattivo gusto. Cioè, proprio, sì, ricordiamoci Marcus, I have a dream, ma vaffanculo, mamma mia. Cioè, no, oddio. Questa cosa, no. Non così, almeno. Quella è terribile. Una cosa è che probabilmente che un androide possa connettersi a internet, vedere quella storia e in qualche modo identificarsi in essa e cercare di riprodurla finché possa raggiungere un certo risultato. Un'altra è Marcus, che è un'altra cosa completamente... Ma ci sta, allora, in un contesto di serie TV dove anche più tempo e più spazio ha perfettamente senso, esatto, che esatto, una piccola comunità di macchine senzienti, per cercare di capire come comportarsi riproduca, in una situazione di discriminazione, vada a riprodurre. Esatto. Situazioni storiche di razzismo preesistenti. Questo esatto, è sacrosanto, esatto, è giusto. Che alternativa hanno se non imitare? Cioè, sono costruiti per imitare l'uomo, quindi finché non sviluppano una propria civiltà, inevitabilmente devono imitarla. Sì, d'accordo? Esatto, certo. Quindi prendono esperienza pregressa da una storia che non hanno per apprendere. È giusto. Il problema è che non è così. Oh mio Dio, negli autobus ci sono le zone riservate agli androidi e non si possono sedere. E grazie al cazzo! Grazie al cazzo! Ma non ho capito, l'androide si siede, la vecchia no! Sono fatti per stare in piedi! Ma non l'ho capito! Allora, su questa sedia ci va il tuo smartphone, non t'azzardare, cioè, tuo smartphone. Capito? Oh mio Dio, sono discriminati perché c'è una zona dove li ammassi e non si siedono. Minchia, per ricaricarli! Cioè... Che è la stessa cosa delle zone dove andava la gente nera e non si poteva sedere, proprio uguale uguale. Cioè, è proprio uguale, cioè, uguale. Lì provi tu il cringe assoluto. Cioè, proprio. Cioè... Così come quest'ultima cosa, perché lì questo è lo sclero. Così come c'era il tizio lì che era un tossico, che si era comprato l'androide e tipo, e quando era, lo usava, ci spegneva le sigarette sopra. Il suo androide ci spegneva la sigaretta sopra. A un certo punto l'androide prende coscienza, si ribella, prende un coltello e l'ammazza. Mi ricordo che è partito 27, tipo 30 coltellate. E si è difeso perché lo torturava. No, non lo torturava. Non lo stava torturando. Cioè, il proprietario, uno, non era quasi incapace di intendere. Due, non sapeva che l'androide soffriva. Esatto. È come se io prendo il mio computer e lo riempio di stickers. Non lo sto non respira, soffoca, no, soffoca. Non lo sto umiliando. Io non so che il mio PC soffre. Cioè, se io sapessi che il mio PC non gradisce questo comportamento e soffre, non lo farei. Ma io l'ho comprato perché è un cazzo di romba. Continua a dire, è un'asciugatrice, è un aspirapolvere. Solo che è carina. Cioè... Non c'è malizia, è la mia cazzo di aspirapolvere, se ci voglio spegnere le sigarette lo posso fare perché è mia. Se poi io scopro che ha una coscienza, lì poi si può discutere, ma il problema a monte è che l'umanità non sa che gli androidi stanno prendendo coscienza, quindi non c'è cattiveria. E vengono mostrati come dei mostri, quando di base non lo sanno. Madonna santa. Non lo possono sapere. Se io compro una roba che so che è una macchina, sì, come faccio a sapere? Questa è infinitamente peggio. No. Cioè, lì, questa area non questa è veramente una roba. Detroit a livello puramente di scelte, di ampiezza, è il gioco migliore in assoluto a livello di ramificazioni. Al di là che poi non sapere cos'è una storia bivi è un altro discorso, però no, basta. No, questa serie non andrà su YouTube, però la potrete recuperare in una raccolta su Twitch, quindi comunque non si perde, non vi preoccupate. Ero tentata dal metterlo su YouTube, però forse per una questione non... pensi che ne vale la pena? Facciamo decidere Sabaco.
Ah, se vuoi il mio consiglio rispetto a quello che ci siamo detti più volte, quello che dovresti fare è prenderti l'impegno di fare degli highlight, non la serie completa. Però se una serie tutta. Tu fai degli highlight con una descrizione, il richiamo al VOD completo su Twitch. Crei una sorta di sinergia tra chi vuole vedere l'intera diretta e chi vuole semplicemente una sorta di montato della storia, delle momentanee discussioni migliori. Lavoro in più, però Iniziamo a incartato. dire che lavoro in più. Sì, però è l'unico modo per cui io accetterei di crearti quel tipo di E rapporto con i allora contenuti. niente, perché non ho il tempo Niente, di, no, VOD. non ho il tempo di vedermi ogni un'ora di Lo video e capisco, mettere gli ma ha highlight. perfettamente senso. E niente, vabbè, Twitch. Grazie a tutti. Noi lo consegneremo la settimana prossima con un'altra oretta di divertimento e buona scrittura. Buona giornata a tutti.